Ciao bambini, eccoci qua per una nuova puntata di Pinocchio. Vi ricordate la scorsa volta Pinocchio che cosa ha promesso la fatina? Beh, state a vedere che cosa combina questa volta. Buona visione, un bacione a tutti! Pinocchio esce dalla casa della fatina e si dirige verso la sua casa per ritrovare il babbo. Ma per strada incontra un bambino birichino e svogliato, così magro e alto che tutti lo chiamavano Lucignolo. Ciao Lucignolo, dove stai andando? Ciao Pinocchio, sto aspettando il carro che passa a prendermi. La curiosità di Pinocchio aumenta sempre di più. E dov'è che vai? Pinocchio, andrò in un paese dove tutto è permesso. Yuhuu! Non c'è scuola, né maestri, né libri. Laggiù tutti che fanno festa. Davvero? Oh beh, se non mi credi vieni anche tu. Mi piacerebbe, ma non posso. Ho promesso alla fata di fare il bravo, di andare a casa dal mio babbo. Oh, prometto di fare il bravo. Gna 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 gna. Lucignolo inizia a prendere in giro Pinocchio, ma a un tratto si sente in lontananza uno scalpiccio di zoccoli. Eccolo! Sta arrivando! Dopo qualche minuto passa un carro trainato da una dozzina di asini. Sul carro c'erano moltissimi bambini, stretti e ammonticchiati, e nessuno di loro si lamentava. Salta su, Lucignolo! Eccomi, eccomi! Starò sulle stanghe del carro! Oh, oh, oh. E tu, caro piccolo, vieni con noi? Vuoi salire? Dai, Pinocchio! Salta su! Non te ne pentirai! Andiamo a divertirci! Resto solo per un attimo e poi vado via. Pinocchio allora si decide e sale in groppa a un asinello. Ti sei messo in un brutto guaio. Salta giù e torna a casa finché puoi. Pinocchio, vai a casa. Arrivati nel paese dei balocchi, Pinocchio e Lucignolo si divertono a più non posso tra giochi, dolciumi. È un posto meraviglioso dove tutto è permesso. Pinocchio, conosci il paese dei balocchi? No, è la prima volta che ci vengo. Anch'io, ma so che è un posto proprio bello. Non si studia, ma non ci sono i maestri, niente scuola, una pacchia. Nessuno ti scoccia. Il grillo parlante, insospettito da tutto quel trambusto, interviene per convincere Pinocchio ad andare via. Tutto questo non mi convince. Voglio portarlo via. Pinocchio, 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 dove sei? Ma il grillo parlante non trova Pinocchio. Che ti dicevo? Guarda, non è un posto meraviglioso. Già, c'è davvero da divertirsi, a più non posso! Ma Pinocchio si rende conto che c'è qualcosa di strano intorno a loro. Dove saranno andati a finire tutti i ragazzi, Lucignolo? Saranno in giro a giocare, ma che c'hai da ridire? Ma dai un po', non ti diverti? Eh sì, certamente! Questa sì che è vita, vero Pinocchio? Sì, 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 certo, Lucignolo, sì! A un certo punto il grillo trova Pinocchio. Pinocchio! Oh cielo, in che posto ti ritrovo? È così che speri di diventare un ragazzo vero? Tornerai a casa con me immediatamente. E questo chi è? È il mio migliore amico. Il tuo migliore amico? Ascolta me, va, che sono la tua coscienza. Oh santo cielo, ma cosa sta succedendo? Pinocchio! Ti crescono le orecchie, guardati! Cosa? Che? Orecchie? I-a, i-a, i-a. Pinocchio, guardati, hai anche la coda!
No! Pinocchio inizia a trasformarsi in un asinello. Ah, oh, povero me! Cosa farò adesso? Spero di essere in tempo. Svelto Pinocchio, vieni, presto! Se no sarà troppo tardi. È la sola via di scampo. Torniamo a casa. Pinocchio e il grillo parlante si allontanano, mentre per Lucignolo è già troppo tardi.